fare un corso sul cooperative learning oggi? Beh, è a tutt'oggi una delle metodologie didattiche attive e partecipative con una più solida base di ricerca. Gli insegnanti spesso pensano di stare facendo cooperative learning nel momento in cui fanno lavoro di gruppo. Ebbene, ci sono delle differenze sostanziali. A che cosa servirà questo corso online di 6 ore? L'obiettivo è quello di consentire all'insegnante intanto di fare una sorta di autodiagnosi circa ciò che sa dell'apprendimento cooperativo per approfondire da un lato quelli che sono i principi fondamentali, alcune tecniche che sono quelle che in qualche modo si prestano maggiormente ad un utilizzo nel nostro contesto.